Siamo con Paolo Bertolli, capitano del Casterno. Ciao. Una sconfitta pesante quest'oggi, la quarta consecutiva. Cosa vi sta succedendo in questo periodo? Beh, innanzitutto la ripresa dopo la pausa delle feste non ci ha aiutato moltissimo, però dobbiamo comunque partire subito e continuare a iniziare a far punti, perché quelle dietro stanno iniziando la rincorsa e quindi non vorremmo trovarci in una cattiva situazione sul finire il campionato, quindi meglio riempire e finire adesso. Quale pensi sia un po' il vostro punto debole? Quest'oggi ho visto un po' l'attacco, forse non riuscite a tenere tanto la palla su, infatti il gol è arrivato con una tua azione, un'incursione da dietro, e questo forse è la cosa principale da risolvere. Sì, gli attaccanti per il momento adesso non ci mancano un attimino, però sono sicuro che adesso tra una o due partite potranno riniziare anche a giocare ai ritmi dell'inizio, confido in loro. Prossime partite contro l'ODB Pero e poi incontrerete anche la capolista, il San Pio X Verde Cesano. Servirà a fare punti anche con loro, magari strappare anche un pareggio sarebbe comunque un punto importante. Punti, diciamo che è sempre giusto farne, bisogna farne al più possibile, come ho detto prima, quelle dietro stanno iniziando a vincere, quindi dobbiamo fare più punti possibili. Siete una neopromossa, oggi non è andata, terminato. Quali sono le vostre impressioni? Chi vi ha impressionato di più e cosa pensate del girone A? Beh, livello abbastanza più alto rispetto alla B, diciamo. Quindi con la B te la riuscivo a giocare sempre, qua invece molte volte trovi partite che è veramente dura giocare. E molte squadre le conoscevamo già come il Cerello, quindi bene o male cerchiamo sempre di dare il meglio, ma molte volte proprio sull'uno contro uno abbiamo delle difficoltà. Comunque cerchiamo di migliorare partita dopo partita, dai, per rimanere qua in A. Grazie mille, okay. In bocca al lupo. Grazie per a il voi, campionato. Ciao.